Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai vedere il filtro dell'aria, situato nella parte superiore destra del compartimento del motore, sotto il telaio del parabrezza. Rimuovi la guarnizione del telaio del parabrezza. Per farlo, basta tirarla da un'estremità all'altra. Utilizzando una chiave a bussola, una prolunga e una bussola da 10, svitare i tre dadi che tengono la copertura di plastica del telaio parabrezza. Poi rimuovi la copertura. Con gli stessi attrezzi, svita i due dadi che fissano il telaio metallico. Poi rimuovila. Usa una chiave a bussola con inserto a croce per svitare le due viti del coperchio e della flangia del filtro dell'aria. Poi estrailo. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie. Prendi il nuovo filtro. Rimuovi il filtro usato dal supporto in plastica. Confronta il filtro nuovo con quello vecchio per verificare che siano uguali. Inserisci quello nuovo nella sua scatola. Rimetti a posto filtro e scatola. Poi riavvita le due viti di fissaggio. Riposizionare il telaio metallico, prestando attenzione a inserirlo nella guida in gomma. Avvita i due dadi di supporto. Riposizionare la copertura di plastica, quindi riavvitare i tre dadi. Rimonta la guarnizione stagna. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.